Era un giornalista libero, un uomo coraggioso, uno spirito critico e democratico. Così il presidente Mattarella, in una lettera al Corriere della Sera, ricorda Walter Tobagi, a 40 anni dalla sua uccisione per mano delle Brigate Rosse. Hanno detto: l'abbiamo ammazzato perché era il più intelligente dei nostri avversari, perché come giornalista lui era andato ovunque ad ascoltare e aveva dato ai suoi testi il contesto, li aveva riconosciuti, aveva svelato le trame e i covi. Era il più pericoloso perché aveva un rigoroso metodo di lavoro. Lui era un incrocio tra il cattolicesimo sociale e il laburismo milanese. Quindi era un uomo che stava alle frontiere, univa linguaggi diversi, anche in questo è moderno. Tobagi sapeva di essere nel mirino dei terroristi, ma non si era tirato indietro dal suo lavoro, dalla vocazione a spendere i suoi talenti per il bene della comunità, provare a capire i fatti e volerli spiegare. La cosa eccezionale, considerando che mio padre aveva 33 anni quando è stato assassinato, il che mi impressiona perché io ne ho 10 di più adesso, lascia un patrimonio che ispira i giovani giornalisti, e una delle cose per me più belle è che oggi a Milano la scuola di giornalismo dell'Università Statale, che è stata la sua università, è intitolata a lui. E nella famiglia, a me e agli altri, è difficile dirlo, è rimasto un grande vuoto e al tempo stesso un grande amore che non passa.